Buonasera. Buonasera, non ce la fanno tecnicamente eh, Antonio, perché bisogna microfonarli. Allora, chi non ci segue sarà molestato da Asia Argento, Luca Bosio, e tu non stai bene? Secondo me devi farti curare. Vabbè, insomma, questa del resto per far parte di futuro beh, qualche problema ce la dovrei avere per forza. Allora, non so se è la settima o l'ottava puntata del quarto anno della nostra trasmissione che va in onda sito Blu Campane canale 645 del digitale terrestre. Ce ne sono quattro di camere, qual è? Quella di fronte, perfetto. E quattro quindi camere, insomma due bagni. Incominciamo, incominciamo abbiamo partito stasera insomma, di persone mettere insieme Tramaglino e Basilio. non so se è stata una scelta felice allora dicevamo quarto anno quindi gestiamo come al solito il calcio professionistico nel nostro ecco un attimo scusate è questa? perfetto adesso, 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 adesso l'ho capito ma è un po' di pazienza allora ci siamo fatti eh, allora è quella Diciamo gestiamo il calcio professionistico, la Serie A, non solo stasera parleremo anche del campionato cadetto perché c'è una Salernitana che sta andando benissimo, tre vittorie consecutive. C'è una sfida importante con il Bari eh, e questo può significare tanto per la compagine granata, poi l'Avellino, i problemi che sono sorti nelle ultime settimane, ma comunque, soprattutto, Serie A con il Napoli che continua a essere primo in discusso in classifica: 10 vittorie ed un solo pareggio. Lo ricordiamo 0-0 contro l'internazionale, ma c'è anche la Champions League, nota dolente, perché se il Napoli va benissimo in campionato, non ha lo stesso andamento, appunto, nella Coppa internazionale: 3 sconfitte e una sola vittoria, mentre sono. Mentre, so sì, ce me. Mentre sono e abbastanza felici gli andamenti di Roma, Juventus e Lazio, anche Atalanta e Milan. Se sì, eh, non hanno ancora raggiunto il conseguimento, il passaggio del turno, ma è questione eh, eh, di poco. Eh, a questo punto, non so se aspettare Roberto per presentare gli ospiti. No, mi conviene andare eh, piano. Allora, lo ricordo: soprattutto in regia, se è possibile avere lo streaming, visto che. Per chi non ci segue dalla campana, è possibile vederci se proprio avete questo stomaco attraverso lo streaming su www.tvcampane.it, poi scegliete TV Campane 1 e troverete chiaramente in streaming noi, oppure attraverso il canale Facebook sulla pagina di TV Campane e su quella di Football Web. Abbiamo tanto da dirci stasera, io passo subito a presentare gli ospiti anche se uno si sta microfonando perché perderemo un po' di tempo a presentare eh, credo in ordine eh, di età, eh, forse l'ospite più giovane mai, eh, mai venuto qui a Futuro Web insomma. E, e quindi Gennaro Bassano buonasera, vedete che sguardo insomma, di proprio di bambino 12 anni, 13 anni non lo eretite, soprattutto voi due lo fate impressionare quello è ragazzo insomma, anche perché è una carriera molto importante, allora Gennaro buonasera professione portiere Buonasera. Sì, buonasera. Beh, insomma, lui sta andando in streaming, quindi ci impiegherà qualche secondo per arrivare le domande gli arrivano in ritardo. Allora, sei emozionato? Sì. Sì. Perfetto, allora le domande le faccio dopo. Ecco, perfetto, quindi condividiamo in questo istante tutto in diretta anche ehm, lo streaming, TV Campane, 331, non riesco più a leggere, per quanto riguarda le domande se volete farle. Poi, il ritorno era da parecchio che non lo invitavamo, è stato qualche mese... Ehm, di solito dicono fuori, lui è stato dentro anche per le sue ultime dichiarazioni, ma è tornato a trovarci Renzo Tramaglino, Buonasera. Buonasera a tutti, amici miei, buonasera. Perfetto, come vedete la stravaganza di Renzo Tramaglino, soprattutto quando dai dei pronostici, eh, l'anno scorso non ne ha azzecato uno. Oh il no, Benevento in Serie A. Lo ah, Benevento in Serie A. Sì. Però mi pare che il portiere del Napoli che fosse... Ma che fine ha fatto? <ride> non lo so, dovrebbe Scusa, ancora giocare. Michele, ma è in semi libertà Renzo? Sì, se... per quello ah, che ha detto è in semi libertà. Ah, to... Perfetto, to... Perfetto. Ton... hanno fatto ma... di tutto per nascondere l'ingresso di Duvalveri che però è stato inquadrato nel momento in cui prendeva. Vabbè ragazzi, ma noi siamo scienza e non fantascienza. Quindi Renzo Tramaglino che stasera abbiamo abbinato a proposito di, pal... eh, di eh, pronostici sbagliate con Antonio Basile. Buonasera. 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 Una mai, eh? quando... sì, non ho mai nemmeno cerca niente, di farlo. Non ho niente da, da ridere, purtroppo. Stasera tu hai, hai uno scuppone, hai il nuovo portiere del Napoli tra dieci anni. questa è l'unica cosa positiva: tra cinque e sei anni. Spegnete i cellulari, che siete in diretta. Poi il ritorno di Ivan Palermo. Buonasera. Buonasera, Michele, buonasera a tutti. Perfetto. Sempre con la moto, sei venuto? Sì, no? sono venuto con la moto, come ah, sempre come sempre. Poi c'è il ritorno perché qualche settimana lo avevamo oscurato ma lui insomma ci teneva, ha detto almeno fatemi fare i primi 20 minuti. Esatto. E poi posso anche andare via. Esatto. Luca Bosio, buonasera. Ciao Michele, buonasera a tutti. Poi a proposito di eh, Scheri nell'armadio l'abbiamo riassumato, <ride> Lui ha detto: l'ultima volta che sono venuto, la Juventus ha inanellato una serie di vittorie consecutive impressionante. Non ve la prendete con noi se i bianconeri dovessero vincere, ma l'avvocato Cidore Nivol, tifoso bianconero, noi siamo tutti. democratici e diamo spazio a tutti. Voglio avvertirvi che quando io vengo la Juve poi non si ferma più. Eh, l'ho detto pochi istanti fa, pure tu stai in streaming, perfetto, a posto, anche lui. <ride> e poi, a proposito di democrazia che, insomma, in questo uh, studio, insomma, abbonda, c'è il ritorno di Luca Alvieri, anche lui giornalista, ma tifoso del Milan. Quindi... Buonasera, buonasera a tutti. Volevo approfittare per salutare il partere che non ho avuto il tempo di salutare. E direi che anche se eravamo in macchina, io Ivan veramente sembravamo stare in moto, per il traffico abbiamo evitato, per restare qui puntuali. Perfetto, insomma, qualcuno da casa se ci chiede. È... Sì, ci scegliamo apposta. Abbiamo, fatto proprio... sì, abbiamo sì. piegato una serie di anni per trovare proprio i soggetti adatti per metterli tutti assieme. Stasera abbiamo un parterre davvero eccessivo. Io volevo domandare a Gennaro: Gennaro, tu stifi per il Napoli? Sì. Perfetto, insomma, siamo andati bene, insomma, volta ha risposto subito. Quindi lo streaming si è affinato. <ride> Però lui c'è un'altra squadra, pure c'è un'altra squadra del cuore, l'Avellino. <ride> <ride> <Però>, <ride> sanno male pure in serie B. Ma mi sta prendendo in giro il <ride> no, tipo no, veramente no, dell'Avellino. No, o l'hai no. fatto apposta, diciamo, no. cerca di ringraziarti no, il presentatore ma... che ti fosse eh, ragazzo, vedi, la cazzo c'ha una... Guardalo, e vedi se dice la buccia. Sì, ma sotto c'è la faccia di uno che non, non, non capisco se sta, mi sta prendendo in giro o è serio. No, è serio. Perfetto, va bene, va bene, lo chiediamo dopo. Allora vogliamo subito iniziare dalla regia? Chiedo se è possibile avere subito. Introduciamo i cinque argomenti e poi la classifica. Grazie, Ne, direbbero i torinesi. Perfetto, i nostri cinque argomenti, eh, voglio subito rispondere al collega giornalista che ci vede da Perugia in streaming, Carmine D'Argenio che seguirà appunto per il nostro sito eh, la gara tra il Grifone e, e i Lupi. Mi dispiace non stravolgiamo la scaletta, non parliamo sempre di B prima di B, lo faremo dopo, perché c'è anche, anzi se riesci a collegarti magari ci dai qualche ultima su questo match importante, però insomma, si parte sempre eh, dalla Serie A. Allora, dalla regia se è possibile avere anche la classifica della Serie A, quindi diciamo, il, il, il massimo campionato. Eccoci allora, classifica di Serie A: undicesima giornata, come vedete, c'è anche la forma delle ultime 5 gare. Il Napoli: 4 vittorie e un pareggio, quello in casa con l'Inter uh, l'Inter invece 4 vittorie e un solo pareggio contro chi Antonio? Bosa perfetto come vedete Antonio è molto attento dicevo il Napoli 4 vittorie e un pareggio in casa con l'Inter l'Inter 4 vittorie e un pareggio fuori casa con il Napoli poi c'è la Juventus che ha due, tre, tre vittorie consecutive poi la sconfitta pesantissima caro Isidoroniola per 2 a 1 in casa con il, la Lazio e la il pareggio 2 a 2 con uh, l'Atalanta delle eh, prime quattro meglio la Lazio che arriva da cinque vittorie consecutive e sono nove esattamente, eh, compreso anche l'Europa League. Dopo la sconfitta con il Napoli. Insomma, la Lazio ha incominciato eh, a, a volare. Stesso discorso per la Roma, tre vittorie consecutive. Sconfitta 0-1 in casa con il Napoli, ma poi in Champions sta andando davvero benissimo, visto che ha eh, battuto il Chelsea e pareggiato in Inghilterra. Si è quasi assicurata la qualificazione come eh, diciamo, prima eh, squadra. Poi in classifica, ultimo non lo vediamo ma lo ricordiamo ormai, c'è eh, il Benevento con 11 sconfitte consecutive, messi, che è praticamente un record negativo e ne parleremo anche con eh, i nostri ospiti. Allora io direi subito, iniziando proprio da Renzo, eh, prime quattro squadre, secondo te è, eh, il fatto che non ci sia la Roma è una sorpresa o per come... La squadra giallarossa ha venduto i calciatori, te lo potevi aspettare. No, io vedo che Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro. Eh. Sta giocando, ci ha messo una bella squadra. Poi non dimentichiamo che la Roma deve recuperare una partita. Sì, con la Sampdoria. E sta messa bene anche il campionato, eh, perché il campionato è lungo, è ancora la fase iniziale. Sì. Diciamo, Antonio, Però... eh, sì, in, infatti, insomma la Roma, eh, escludendo forse, escudendo forse la, la SAMP. Io posso lanciargli qualcosa? Non so se... No, l'ha appena comprata questa telecamera. Allora dovete guardare in, in camera, lo devo fare pure io, scusatemi, siamo emozionati sarà la prima diretta della nostra, la nostra uh, carriera. Allora perfetto Renzo, per la prossima, segui sempre uh, la, la camera. Io invece mi sono perso su, su Facebook, eh, Antonio, siamo sinceri, eh, la Roma pur avendo venduto, eh, e ce lo può confermare Luca Bosio che era, la segue per il nostro sito, calciatori importanti, no? anche se qualcuno ha agevolato con il Chelsea facendo proprio uno di quei regali senza fare nome, insomma. era considerato uno dei Centrale difensiva più forti al mondo, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto il Campione del mondo, ma non mi sembra che stessimo parlando di un, di un giocatore così forte. Vabbè, poi lo, eh, ne discuteremo anche di questo. Eh, credi che la Roma eh, possa eh, ambire, An Antonio, al vostro Champions, allo scudetto, eh, dopo la sconfitta con il Napoli? Insomma, i risultati sono incominciati a. Sicuramente, questo campionato si deciderà la prima volta con gli scontri diretti. perché... Le, le squadre, c'è un divario enorme tra le prime squadre, diciamo, sono tre campionati, le prime cinque, le altre e le ultime, sono tre categorie proprio diverse, di quest'anno c'è una differenza enorme, come vedi vincono tutte quante le partite, il Napoli ha un filotto continuo e appena due punti dall'Inter, quindi le, il campionato si vincerà con gli scontri diretti, la Roma già in negativo sotto questo aspetto. Ha avvantaggiato il Napoli che ha fatto già tre scontri diretti e le ha vinte, tutti e tre, pareggiandone uno, mentre la Juve ne ha fatto uno e l'ha perso, la Roma ne ha fatto uno e l'ha perso. Quindi, diciamo che. Bravo, Antonio. In realtà, il, il, il commento, insomma, questa considerazione che fai non può che trovare, eh, e non sarebbe la prima volta, insomma trovarmi d'accordo perché giustamente se guardate le squadre che hanno perso parte il Napoli e l'Inter che sono ancora in battuta la Juventus ha perso una sola gara e l'ha perso con la Lazio la Lazio ha perso una sola gara e l'ha perso con il Napoli la Roma ha perso due gare con Inter in casa e Napoli in casa, poi subito dopo c'è la Sampdoria con due sconfitte sempre con le, le squadre più forti e poi vediamo Fiorentina già 5, 3, 6, 7 sconfitte quindi è chiaro che il discorso però Antonio sei convinto che questo farà abbassare anche Mentre qualcuno sostiene che rispetto all'anno scorso si sta andando più veloce rispetto all'anno scorso, il Benevento si può ancora salvare. Sì, è una realtà. È, è, è vero, è vero. Ma no, dicevo un'altra cosa, cioè eh, rispetto agli anni eh, passati, i 100 punti della Juventus io credo che se, sanno, se saranno inizia 5 squadre, come si presume, il, il, il probabilmente sarà più basso. Punti in, sarà, più basso. In, sarà intorno a 86, 87, 88, adesso poi lo, lo, lo vedremo. Diciamo con, 90, ecco. Diciamo un, un 90 che 90, potrebbe 90 essere... Punti. Io penso che lo scudetto si decide le due, le due sfide tra la, Napoli e Juve, U. In base il Napoli deve ancora giocare a Milano con, con l'Inter, però, però per, per, eh, poi bello, al, alla, eh, Andanovic non può fare sempre i miracoli. Noi sappiamo che l'Inter sono anni ormai. Che inizia il campionato, si trova in testa alla classifica. Esatto. Dopo, quando Andanovic incomincia a non parare più, l'Inter se ne scende. Però attenzione, non vorrei adesso fare la parte del tifoso dell'Inter. Insomma, mi avete appunto? No, a, vabbè, è una constatazione. Di... La mia mi può a, essere a, pure a, che di tutto. con Spalletti qualcosa è cambiato. Però, però le parate di Andanovic sono evidenti. I punti che ha l'Inter in questo momento sono punti dopo 11 gare, sono un vero e proprio record e ha superato anche sì. l'Inter di Mourinho che ha vinto la Coppa dei Campioni, questa Inter di Spalletti. È chiaro che poi si dice che sia particolarmente aiutata dalla Dea Bendata, però è un dato di fatto che se l'Inter nel giro di ritorno si ritrova più o meno a quei punti e si trova a giocare in non casa... Non può essere Amazon. un caso Michele. Eh, infatti, infatti, di, diciamo, anche, diciamo anche la verità. Ma basta che vi dico il fatto tra le prime quattro: l'Inter ne ha fatti 10 meno a tutti. Eh. vabbè Tu, vista la classifica del Milan, dovresti parlare quando, solo quando sei interrogato. Sì, Diciamoci la, la verità: ti sopportiamo perché ti stimiamo, ti vogliamo bene. Ma al di là di questo, renditi conto anche della posizione di classifica del Milan. Quindi puoi parlare più o meno quando parliamo del Benevento, all'incirca. Quindi adesso fai parlare sì, con le squadre grandi. No, fai parlare le squadre grandi e i grandi in questo momento. Insomma. Quindi, allora, parler allora parlerò io fine a fine campionato. Eh ah. sì, insomma vedremo a fine, ecco la, la, la forza Il del film. Il <ride> esatto. Ah, tra l'altro, mi è piaciuto perché, insomma non tanto su Zilinski, eh, sul papà, però eh, su Stefano Sica, che l'hai paragonato a, a, a Reina, mi pare sì. quello pure era un qualcosa di, <ride> qualcosa di davvero particolare. Allora, allora dai, di Stefano Sica, un Reina dopo ha mangiato perché insomma. Le allora, eh, Ivan Palermo, sì, sì. l'ultima volta parlavamo eh, l'anno scorso chiaramente di un Napoli che si doveva avvicinare a quelle che erano le posizioni eh, più cofacenti al, al gioco del Napoli, adesso stiamo parlando benissimo eh, del gioco, che, eh, del, della bravura di Sarli, però insomma, al di là di questo miracolo che si può chiamare tale, 10 vittorie e un solo pareggio, l'Inter ha due punti e la Juventus a tre. Quindi insomma bisogna fare un ulteriore sforzo o tenere questo ritmo e le altre cadranno. Bisogna sicuramente tenere questo ritmo, bisogna sperare in un calo dell'Inter e bisogna soprattutto tenere la Juventus in quanto la Juventus non ha ancora espresso il suo massimo potenziale perché gioca male come ogni anno ma è sempre lì fondamentalmente. Ha solo perso la partita con. Con la Lazio. Il Napoli deve continuare così. Sappiamo che adesso l'infortunio di Gulam è un infortunio molto grave in quanto il Napoli gioca prevalentemente sulla sua fascia con AMSIC, Gulam e Insigne. Perdiamo Questo tanto. argomento lo affronteremo dopo perché Antonio ha già la soluzione. No. Comunque con Gulam perdiamo tanto anche perché quest'anno ha dimostrato veramente di essere uno dei terzini sicuramente più forti in Italia e in Europa vai, tra i primi 7-8 terzino me. Vabbè, eh quasi un attaccante aggiunto, no? Ma col gioco di Sarri i terzini sono ehm. tutti forti. Eh, speriamo. Eh. Come difensore degli altri, non, non tanto Ramadino per quello che dice, ma per come lo dice. Mm. cioè Lui, quando si esprime, arriva dalla convinzione che ha, po ha poc'anzi fatto la scomposizione delle molecole. No? Lui arriva fuori con una <ride> dua, un no, no. allora lo dice con quella ma, serenità. Di, di, ripetilo, con il gioco di il, Sarri, cioè, puoi, gioco giocare sarriamo, puoi giocare anche tu, vuoi giocare. Sono forti tutti i terzini, può prendere allora. anche un terzino della tele da, da, B dalla primavera, lo mette a posto di Gulano. Perfetto, ah, sì. la clinica ha bisogno di nuovo eh, di beh, portarsi dietro fare. Eh, di nuovo. Il Renzo, Michele, io io chiamerei di nuovo l'ambulanza. Comprato un giocatore dalle, da, dalla Roma, un certo Mario eh, lui, lui, è Rui, e sta ancora in Ma stava in tribuna, fare. veramente. Infatti, stava in tribuna. Io, questo, questo è un argomento. Scusatemi Renzo, Renzo, tu sai, allora io stimo, io, allora stimo Renzo, innanzitutto perché è uno che ha il coraggio di dire quello che pensa, però sa anche che la conduzione deve no, essere ricordo, allegra. Non è più no, 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 non sto dicendo questo, sto dicendo che io scherzo con te perché sai che lo stile della conduzione è questo. del resto insomma Anche io, insomma, quando dico che capisco di calcio, poi mi ricordo che per me la Coppa Italia è solo un gelato. Attenzione, la settimana scorsa ho detto le stesse identiche due parole: sono stato richiamato verbalmente. Non so se c'erano i presenti, mi pare ci fossi tu. Da Giovanni Pagnozzi, che diceva che non era il gioco di Sari che faceva diventare bravi i giocatori, a proposito di Higuain, adesso lui dice un'altra cosa come la disse nel 94 un certo sacchi no? quando arrivavamo in finale col Brasile disse ma ragazzi non è una questione di uomini è una questione di gioco per come gioco io posso pu giocare chiunque però alla fine poi Baggio che sbaglio rigore non è che il paragone con Sacchi non è... Ma Sarri è un po' come, come l'allenatore del vabbè, vabbè, sì, qua Beh, Milan di 20. Sacchi, aveva tutti altri giocatori, dai, per favore non facciamo parare. Mi pare che ci sia un problema sul microfono non di Luca come si sì, interviene con, con, una con, una con una il... Più che altro, Michele, è imbarazzante il fatto che il Napoli abbia pagato 9 milioni, 10 milioni per 12. Mario Rui 12. e 12. la Roma con quei soldi ha comprato Kolarov a 5, milioni, a 5 milioni, che si sta dimostrando un, un signor tertino. Eh, poi ci arriveremo su questo perché giustamente, no ci arriveremo uh, Renzo perché poi abbiamo proprio il confronto Champions-Campionato, la difficoltà che Napoli avrà con Goulart e le eventuali alternative. E poi Antonio ne ha una che l'ha ascoltata anche se volete, fatecelo dire, da uno dei più uh, bravi uh, in circolazione come ex calciatore e soprattutto come opinionista. Allora, Luca Bosio. Lo che mi pare che questa notte non abbia dormito, se è possibile avere inquadratura in primo piano di Bossio, <ride> vedete gli, oc gli occhiaie, non so se la notte la passi su, attenzione, sui uh, siti che... Eh, eh, perché no, c'è no, proprio le Ma quando di... mai? Non hai dormito stanotte, cosa è successo? Ma lei, lei, ho dormito benissimo. <ride> sarà, sì, 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 sì. sarà. ha ah, la faccia di uno... <ride> Antonio Basile dice ma sì, 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 ma forse ha beccato io ma in forse chat. Antonio Basile. Antonio Basile ha detto sì perché Davra beccato in chat. Allora, ah, parlato... senti Parliamo insomma del Napoli, poi parliamo anche della Coppa dei Campioni, di questi tuoi ironici post nei quali insomma, sostenevi un po' di. Hai, insomma, sei sta, hai rischiato Beh, hai, anche un linciaggio ho, mediatico. Hai rischiato no? un linciaggio mediatico, no? ma, ma a parte. Riassumiamolo, questo, qual è stato quello che ti ha dato più soddisfazione? Ma sicuramente quello su Guardiola perché. perché eh, per... O oh, guarda caso su Guardiola. Eh, sì, perché vabbè, dopo diciamo, le varie conferenze stampa. Molti tifosi del Napoli si sono come dire molto pavoneggiati, si sono molto come dire rallegrati del fatto che Guardiola, insomma, avesse fatto grandissimi complimenti al Napoli, chiamandolo addirittura la migliore squadra che lui avesse mai incontrato. Poi, uno, ok, no, poi uno va a fare delle ricerche, no, perché noi, come giornalisti, come giornalisti per carità, possiamo tranquillamente essere, essere indegni, io, io, in primis, io in primis, però. Uno va a fare delle ricerche a ritroso e nota che Guardiola ha detto le stesse cose anche della Roma dopo che gli ha rifilato sei palloni o sette. Non mi ricordo. No, a me no hanno detto, la detto, la detto che in vacanza, in, in, vacanza in Grecia ha giocato a calcetto sulla spiaggia eppure <ride> esatto. cioè, a fine partita ha detto: Ragazzi, che sudate incredibile! Siete bravissimi, in effetti ci avreste cioè Guardiola ha questi complimenti eh, un po' facili per cui uno dice. mi pare anche no... con la Roma dopo aver vinto 6-0. Sì, esatto, 6-1. Volevo relegare i con 800 milioni di, di giocatori, che c'ha, no, questo è un altro, discorso, è un altro ah, discorso. discorso. Ah, la voglio vedere, io penso, qua. Io penso che, che sì. con 800 milioni di giocatori. Eh, no, proprio... potrebbe essere esonerato alla quarta, quinta partita. <ride> e non, guardate, Antonio dice delle verità incredibili, soltanto che non le dice. In maniera tale che tutte le, po tutte le, le possano percepire. Esatto. Però lui dice: ha, ha detto chiaramente: no. al difetto di far giocare sempre gli stessi. È se un, un Emilo prende 800 milioni, li investe per una squadra stellare di 20-22 giocatori allora, e Michele, li vuole vedere ruotare, Michele, Sarri non, gli fa, non lo fa giocare, esatto. allora, Sarri, allora, Michele, via dopo. Questi, sono questi sono argomenti che ormai facciamo da, da un paio d'anni. No? Ma chi è che non è d'accordo con quello Napoli, che dice no, il no, no, Io no, penso no, che faccio, nessuno. Il Napoli gioca benissimo: con Sarri sta esprimendo il miglior gioco di tutta l'era della ormai sono argomenti triti e ritriti però il problema è sempre lo stesso il Napoli ha 14 giocatori gli 11 titolari e i 3 che ruotano al centrocampo gli altri non esistono a e quindi Mariale. quando vuoi essere competitivo su due barra tre fronti e non vi sembrano pochi il 13-14 giocatori questa Va è una allora, domanda domani domani molto semplice eh. domanda molto semplice poi Gennaro ha capito come funziona vi ha guardato bene in faccia ha detto eh, se sì. parlano questi <ride> posso parlare pure io esatto. e si sta preparando giustamente per anche lui per fare il suo esordio eh, eh. Isidoro, ci vuoi parlare visto che della Juventus dovresti sapere molto più di noi, altrimenti insomma che juventino sei? Ci puoi dire le alternative che ha la Juventus, la squadra bianconera eh, a sinistra? Allora, a sinistra gioca Alex Sandro eh, che dovrebbe essere titolare fisso per Allegri, però in alternativa c'è anche Asamoah eh, paradossalmente, paradossalmente eh, la Juve benché abbia eh, quasi 24 giocatori di prima squadra 22 o 24 eh, Allegri eh, non sta utilizzando il mercato estivo mi riferisco in particolare sia a Douglas Costa che a Bernardeschi hanno fatto soltanto degli spezzoni di partita sia in campionato che in Champions League. E questo ha messo 80 milioni, 80 milioni in dubbio Ove infortunato, o vedesse è, è stato infortunato, dovrebbe, dovrebbe giocare almeno qualche spezzone di gara con il Benevento domenica prossima. Uh, il mondo Juve appunto è, è in subbuglio contro Allegri proprio per uh, questo dosaggio come dire, con uh, lo strumento del farmacista uh, di questo mercato estivo. Uh, anche se io, io credo che alla lunga, alla lunga uh, e questo l'ha dimostrato sia con la gestione di Tibala due anni fa uh, che con la stessa gestione di Morata tre anni fa. Alla lunga eh, i risultati danno ragione sempre ad Allegri. Dobbiamo aspettare, io credo, eh, il crocevia del campionato che, secondo me, come ha detto eh, in modo giusto Antonio, è la partita tra Napoli e Juventus eh, del primo di, di dicembre. Io credo che eh, l'esito di quella gara io credo che indirizzerà, indirizzerà il campionato o a favore del Napoli o a favore della, della Juve? Perfetto, perfetto. Renzo Tramellini ha tenuto a precisare che si giocherà a Napoli. Perfetto, ma ci sarà anche il ritorno che si giocherà a Torino, però eh? cioè, non è che tu dicendo questa cosa è come se l'avessi la sì, ritorno... il campionato è iscritto. Eh, attenzione ogni 27 anni il Napoli vince il tricolore non è ogni 30 anni eh, è cioè, no, no. come hit praticamente 27-30 da... anni quindi con la Juve <ride> lo no Stefano eh. Sica ha detto un'altra cosa importante. e poi quando abbiamo vinto lo scudetto la Juve di Bladini poi, Bonetti, Sardi, era ancora più forte Sarri minaccia, minaccia tutti gli altri allenatori tutti i palleggianti No, no. no. allora Palette, ragazzi, ragazzi attenzione quando Paolo il Napoli ha vinto quando il Napoli ha vinto il suo scudetto c'è stato un fatto che si è ripetuto cioè l'Udinese Perse in casa 2 a 6 con l'Avellino <ride> e quest'anno ha perso 2 a 6 con il, la Juventus esatto. secondo questa logica che non è sbagliata, ragazzi. Si chiamano corsieri, corsi e ricorsissimi il Napoli, il Napoli Kappa. ha grandi possibilità di vincere lo spedio. E pure con l'Inter in Napoli. E anche all'Inter vinse 1-0 a Roma e pareggio con l'Inter la giornata dopo, sì. e Tra non stava ancora in ospedale, cioè stava, diciamo, non era ancora <ride> stata ancora spiegata ancora questa ancora cosa, Paolo dai ragazzi che si scherza allora Luca Alviri a proposito insomma eh, senti Pietro Paolo Pietro Paolo Virdis per gli amici se è possibile inquadrarlo cioè proprio non so se vi ricordate Virdis qualcuno un po' più in età magari ecco. no, i capelli bianchi però